Poteva essere la domenica della resa dei conti e invece è la celebrazione del campionato vinto dal Castelnuovo, oggi ospite nell'ultima giornata di campionato in quel di Sant'Egidio alla Vibrata contro la sfidante per eccellenza, il New Club Villa Mattoni, che con il pareggio di 7 giorni fa contro l'Atletico Lempa si è giocato le sue ultime chance di superare il Castelnuovo, che invece con la brillante vittoria per 3-1 sul Nereto ha vinto matematicamente il campionato di prima categoria. Quindi poco serve alla classifica questa sfida, che comunque può portare il Villa Mattoni direttamente in finale playoff. Villa Mattoni, che infatti parte con il piede giusto e perviene al gol del vantaggio all'11esimo, grazie a un bel gol di Tempestilli. Risponde il Castelnuovo con questa incursione di De Rosa, messo giù in qualche modo, contatto dubbio con Migliori. Per il direttore di gara c'è il penalty che lo stesso De Rosa fallisce spedendo a lato. Ancora Villa Mattoni, mattatore in questo primo tempo, difesa molto diciamo leggera del Castelnuovo. Qui è bravissimo Porco a servire l'assist per il 2-0 di Stefano. Ancora una buona occasione per De Rosa, il suo pallonetto non inganna Pompei. Tanti cambi, a dire la verità, nel primo tempo del Castelnuovo, che soccombe con il terzo gol che giunge al 36esimo. Questa volta è Porcu a fare tutto da solo e trafiggere Di Francesco con un bel sinistro. Tanti cambi nelle due squadre, a inizio ripresa, il Castelnuovo sembra avere tutt'altro atteggiamento. Buono il tiro di Angelossi, di poco a lato. Ancora il New Club Villa Mattoni che prova a chiudere definitivamente il match. Questo gol di Cappelli però riapre la sfida. Cappelli è entrato al posto di un acciaccato Remigio. Bellissimo il gol del 3-1. Poi ancora una buona occasione Angelossi per Cappelli, questa volta Francesco Cappelli sciupa una ghiotta opportunità. Siamo a metà ripresa e Di Matteo prima ci prova in bellissimo stile, tentativo sfortunato, poi si rende protagonista di una bella discesa sulla sinistra. Assist per Fioravanti, che si gira da par suo, non dimentica come si fa gol Filippo Fioravanti. 4-1. Ancora azioni da gol sciupate per il Castelnuovo, in questo caso Angelozzi, ma risponde il Villa Mattoni, che può dilagare con il solito Tamburrini, attento Di Francesco. Orgoglio Castelnuovo, azione sulla destra di Morelli, palla al centro ed è bravissimo Di Luca a portare a 2 le marcature del Castelnuovo, che nel finale potrebbe ulteriormente accorciare. Salvataggio sulla linea, sull'ennesimo tentativo di Luca. Non accade più nulla nei minuti finali. La sfida è appannaggio del New Club Villa Mattoni, che si ritrova direttamente in finale. Ora è tempo di festeggiamenti in casa Castelnuovo.
Mister Palandrani, artefice di questa cavalcata che è stata dura, perché poi l'avversario l'abbiamo visto oggi di che caratura era questo nucleo di Villa Mattoni. Castelnuovo però l'ha spuntata con grande forza, con grande coraggio e con grandi, grandi meriti. Sì, hai detto quasi tutto, e praticamente è così. Noi siamo partiti quest'estate con un obiettivo ben preciso, che era quello di riportare il Castelnuovo in promozione. E quindi non è stata facile, perché abbiamo avuto tutte le partite agguerrite, tutti gli avversari ci aspettavano su ogni campo, sapevano che giocavano contro una squadra attrezzata, ed è stata difficile, soprattutto il girone d'andata. Abbiamo fatto troppi pareggi, addirittura 8 pareggi e 7 vittorie, poi invece il girone di ritorno abbiamo cambiato marcia, come da squadra d'altronde era stata costruita per questo. Il Villa Mattoni ci ha seguito fino alla penultima giornata, quindi faccio anche i complimenti al Villa Mattoni, che è una signora squadra, l'ha dimostrato pure oggi in campo. Però devo dire che oggi venivamo da una settimana di festeggiamenti, e per noi oggi certamente non perdere era il nostro obiettivo, però eravamo già con la testa in vacanza, e quindi è stata una bellissima annata. Castelnuovo erano 23 anni che non vincevano un campionato, e quindi per me è una grossima soddisfazione, è il quarto campionato che riesco fortunatamente a vincere, e quindi diciamo che sono soddisfattissimo di tutto questo. Sì, hai detto bene, 4 campionati, insomma 4 vittorie per Mister Palandrani. Questa dove la puoi collocare nella tua bacheca personale? Sicuramente tra le più belle, immagino. Ma sicuramente si dice che l'ultima è sempre la più bella, quindi diciamo che Castelnuovo è stata bellissima. Certo, Canzano è stata bella per un motivo, così come Villafiore e così come Montaurei, erano 3 squadre che non avevano mai fatto la categoria superiore, e quindi sono state promozioni importanti, perché rimarranno nella storia. Castelnuovo invece è una società che ha calcato palcoscenici anche di eccellenza, di promozione, e quindi tutta un'altra categoria. Ovviamente è stata la più difficile di tutte, le altre partivamo diciamo con dei pronostici di squadra importante, però non eravamo favoriti. Questa invece partivamo proprio da favoriti, quindi il peso si è sentito abbastanza, soprattutto all'inizio, e quindi una bellissima soddisfazione. E quindi vorrei ringraziare anche tutto il Castelnuovo Calcio per la fiducia che mi hanno dato. Voglio ringraziare questi ragazzi che sono stati stupendi, mi hanno seguito dall'inizio fino alla fine. Siamo stati un bellissimo gruppo, e vorrei ringraziare anche mia moglie Ivana, mia figlia Ludovica e Sveva, che mi hanno supportato e sopportato per tutto l'anno, perché andare via di casa tutte le domeniche per 9 mesi non è facile a questi livelli, a queste categorie, però loro sanno che io ho questa grossa passione, loro sono le mie prime tifose, e quindi li ringrazio tantissimo. E un ringraziamento a mio padre e mia madre, che non ci sono più, e grazie al Castelnuovo, grazie veramente a tutti, sono emozionati, infatti speriamo di seguitare ancora cercando di poter vincere qualcos'altro, altrimenti già sono soddisfatto così, perché pensare che uno come me, avendo giocato in seconda categoria, e poi ritrovarsi a vincere 4 campionati, per me è una grandissima soddisfazione. Ho raggiunto un sogno che forse 18 anni fa, quando ho iniziato, nemmeno ci pensavo a tutto questo. Complimenti, mister. Grazie. Siamo con il presidente del New Club Villa Mattoni. Presidente, è tanto che non vedevo questa squadra, oggi insomma ho visto tutti i progressi che avete fatto nel corso di questa stagione, che vi hanno portato a un passo da questo Castelnuovo che oggi festeggia il campionato. Comunque il discorso è ancora aperto, ci sono i playoff da giocare, questo Villa Mattoni può stupire ancora per quanto possibile, insomma. Beh, veramente ad un passo, perché appunto con il risultato di oggi, che poi magari una partita priva di motivazioni, è giusto che sia andata così, però veramente un passo, un punto. Tutti i progressi che hai visto si vede che non sono bastati, però rimane che è stata una settimana difficile, perché comunque a Villa Lemba ci siamo giocati il campionato, e non vivere questa settimana intensamente è come viverla se il risultato era diverso, magari ci prospettava in altre direzioni, però è andata così. Faccio i complimenti al Castelnuovo, che comunque ha meritato sul campo, quindi è la prima partita che perde oggi a campionato acquisito, e faccio i complimenti anche al New Club Villa Mattoni, che per la stagione regolamentare ha fatto qualcosa di diciamo eccezionale, perché come detto i progressi dall'anno scorso ci sono stati, e siamo arrivati a un passo da un sogno, perché poi è lì a un punto. Però da domenica speriamo, non ci sono i playoff, vediamo chi affrontiamo, oppure abbiamo la possibilità che se a qualche chilometro da qui c'è un derby che si sta giocando, e da quel risultato riprenderà la nostra avversaria, che potrebbe anche non esserci, e niente, andiamo avanti.
Sì, se vi conosco un po', ecco, sicuramente non vi spaventano le sfide, per cui anche il percorso degli spareggi regionali, insomma, è una sfida che, ecco, sicuramente la delusione c'è stata, però ora già oggi avete dimostrato che vi siete già ricompattati e siete già belli carichi e pronti per la nuova sfida che vi si presenta dinanzi. Ma sicuramente l'unico obiettivo è fare per forza, ci dobbiamo ricombattere, perché comunque non è nulla perduto, perché ripeto, abbiamo due partite e poi col favore di giocarle tutte in due in casa e senza mai perdere sei campioni del girone, quindi si aprono tanti scenari. Peccato, perché comunque c'è un mese da stare insieme, c'è da allenarsi, non per abbassare la concentrazione e tutto via dicendo. Però chiediamo a questi splendidi ragazzi, al mister e a tutto lo staff, un mese in più di sacrifici e speriamo di rivederci per le finali playoff. Grazie, in bocca al lupo. Eccoci con Martino Cimina, festa a Castelnuovo oggi qui in casa del Villa Mattoni. Il risultato contava pochissimo, quello che dovevate fare l'avevate già fatto. Sì, contava poco, quello che hai detto bene tu, quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto, una stagione bellissima la nostra, consapevoli di essere magari, di avere un organico superiore alle altre, quindi per questo va ringraziato la società. E devo fare i complimenti a tutti i ragazzi, al mister in primis che ha saputo gestirci nel migliore dei modi. E un ultimo applauso va a noi, Castelnuovo Calcio, che dopo 20 anni e passa credo abbia vinto un campionato. Quindi di nuovo ringrazio i miei compagni, i compagni splendidi, un gruppo fantastico che spero l'anno prossimo, ecco, la maggior parte di loro possa giocare insieme. Ecco. Sì, in queste occasioni chiaramente ti devo chiedere la dedica, perché è stata un'annata particolare, voi partivate con i favori del pronostico, non è mai facile, alla fine ce l'avete fatta, quindi la gioia immensa che dedichi a chi? Ma in primis la mia famiglia, come sempre, che mi sta sempre vicino, ma ecco, la società, i tifosi del Castelnuovo tutti e la squadra, un gruppo, ripeto, fantastico, eccezionale. Grazie. Grazie, complimenti. Eccoci con Pio Mazzocchetti. Non so se tu la carica che trovi durante l'anno è per vivere poi queste giornate di festa come quella di oggi. Sì, no, ce la mettiamo tutta, sì, l'obiettivo è quello e cerchiamo sempre di raggiungerlo. Oggi, cioè quest'anno ce l'abbiamo fatta. La differenza con quell'anno di Giulianova è che comunque lì avevamo obiettivi diversi e vincemmo, fu bellissimo. Quest'anno magari eravamo la favorita e abbiamo vinto da favorita. Nulla, Angelo, io ci tenevo a fare dei ringraziamenti, perché giusto è così. Innanzitutto la mia ragazza che mi ha fatto sta maglietta, bellissima, una ragazza, quindi la saluto e la ringrazio tanto. E poi ci tenevo soprattutto a ringraziare i ragazzi dell'anno scorso, perché io ho iniziato questo percorso a Castelnuovo a gennaio dell'anno scorso. Poi purtroppo a settembre le strade si sono divise per forza di cose, e quindi ci tengo a ringraziare i vari Vincenzo Pinto, Alessandro Ruscioli, Ion Marini, grande bomber che saluto, un abbraccio e speriamo che torni in campo, perché ha subito un brutto infortunio. Ringrazio anche i ragazzi Andrea Pipoli, Reginelli Loris che è di Lettuso, Remo Cipriani, ci stava, vabbè, comunque Leonardo Ricchiuti in porta, vabbè, l'ho detto, Gianluca Spinosi il capitano. Ringraziamento speciale Valpanda che ci ha assistito da, vabbè, ne sappiamo tutti. Nulla, ringrazio anche e soprattutto tutti i miei compagni di squadra di quest'anno, il presidente, vabbè, lo staff del Castelnuovo. Nulla, penso di essere stato un avversario leale, quindi faccio l'in bocca al lupo a tutte le concorrenti, ecco, per vincere questo playoff. L'in bocca al lupo speciale ai miei amici dell'Annunziata Giulianova e niente. Eccoci con Enzo De Rosa. Enzo, da quando sei arrivato una valanga di gol a servizio di questa causa Castelnuovo, insomma, i risultati sono questi, ne è valsa assolutamente la pena. Assolutamente, è stata una cavalcata favolosa, ci conosciamo da un po' di tempo e se io faccio gol è sempre perché c'ho una grande squadra alle spalle, e devo dire la verità, ho trovato a Castelnuovo, oltre che una grandissima squadra, una grandissima famiglia. Abbiamo affrontato tantissime difficoltà, ma sempre insieme, con la forza del gruppo, siamo venuti fuori. I gol miei sono solo una conseguenza del grande lavoro dei miei compagni di squadra, perché senza di loro non avrei potuto fare assolutamente nulla. Ci godiamo questa vittoria di campionato e sicuramente facciamo i complimenti al Villa Mattoni e un grande in bocca al lupo per i playoff. Se siamo arrivati fino alla penultima per poter vincere, il merito è esclusivamente loro, che ci hanno dato battaglia fino all'ultima giornata. Poi il calcio è così, basta un punto a fare la differenza e per fortuna abbiamo vinto noi. Sì, anche come qualche altro tuo compagno, qualche campionato alle spalle ce l'hai anche tu di vittoria,
questo, ecco, che sapore ha, dove lo collochi nella tua personale classifica, nella tua bacheca di traguardi personali? Allora, come sai, ben sai, qualche campionato alle spalle ce l'ho pure di categoria superiore. Scherzavo con i ragazzi poco tempo fa e se un domani che finisco mi chiedono qual è la tua squadra del cuore, io elenco ogni singolo nome di questi ragazzi. È un campionato particolare perché io sono entrato in corsa rispetto agli altri che ho vinto che sono partito dall'inizio. Entrare in corsa è sempre qualcosa di difficile. Io non posso fare altro che ringraziare i miei compagni di squadra perché dal primo giorno che sono arrivato mi hanno fatto sentire uno di loro, mi hanno dato la loro fiducia e mi hanno aiutato a dare il meglio di me. Ti posso dire con un pizzico di presunzione che dal primo allenamento non ho avuto dubbi su come sarebbe andata a finire, perché è una squadra veramente molto forte, ma è un gruppo che è difficile da trovare, la verità. Quindi orgoglioso e fiero di aver vinto con questi ragazzi. La dedica personale di Enzo De Rosa. A mio figlio. Vivo, mi emoziona. È il primo campionato che gli puoi dedicare poi questo? Io ogni gol lo dedico a lui e alla mia compagna, però lui, da quando è nato lui, mi ha cambiato la vita. Vivo esclusivamente per Kevin e per la mia compagna, quindi la dedica va esclusivamente a loro. Speriamo che possa dedicargli ancora qualche altro gol e qualche altro campionato, dai. Grazie, complimenti. Con un ragazzo di Castelnuovo, ecco, Doc, Antonio Sciannella, gran campionato il tuo, gran campionato di tutta la squadra e alla fine è arrivata questa bella vittoria. Sì, infatti ci siamo uniti soprattutto nel girone di ritorno, abbiamo creato un gran gruppo e abbiamo dato la svolta a questo campionato, anche se è stata dura perché il New Club ci ha dato filo da torcere fino alla fine, però con il cuore e con la forza giusta abbiamo portato la squadra a vincere questo campionato. Sì, erano più di 20 anni, 23 anni se non mi sbaglio, che il Castelnuovo non vinceva un campionato. È accaduto proprio in un anno molto particolare per voi ragazzi di Castelnuovo, la maglia, tutti i festeggiamenti, insomma avete giustamente ricordato il mitico Chris che vi ha dato una mano dal cielo e quindi immagino che il pensiero vada a lui in questo giorno speciale. Sì, assolutamente sì, perché soprattutto a me era un grandissimo amico che ci ho condiviso tanto nella vita, mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato a crescere e infatti questa vittoria la dico a lui e a tutta la sua famiglia, che gli sto vicino il più possibile. Saluto Augusto Micolucci, la mamma Tiziana e il fratello Giuseppe, li abbraccio con gran cuore e va anche a loro questa vittoria. Con colui che ha difeso la porta del Castelnuovo, una porta che insomma è stata difesa molto bene visti i risultati, a parte oggi che non contava niente. Eravamo già in ferie, dai. No, a parte oggi, grande vittoria, quindi grande soddisfazione anche per te che hai avuto un ruolo particolarmente difficile. Sì, vabbè, per me è stato un anno importante perché comunque vabbè, sono qui già dall'anno scorso e quindi comunque lo stimolo di vincere il campionato è sempre capito, una cosa importante. Ho giocato più di mezzo campionato e diciamo che è andata bene per me personalmente, per la squadra, quindi siamo tutti molto contenti, ecco. Oggi qui purtroppo sapevamo che era una partita con un campo difficile, però non so, questa settimana era tutto un po' a festa, quindi è andata così. È normale in queste occasioni. Ti volevo chiedere anche a te, Di Francesco, una dedica personale di questo giorno speciale. Sì, vabbè, io questa vittoria innanzitutto la dedico alla squadra, a tutti i ragazzi, tutti, la società. Me la dedico a me stesso perché comunque per me è stato un anno importante, comunque vinci un campionato, e poi la voglio dedicare alle persone che mi sono state vicino, a mia ragazza in primis, a mio nonno che sta lì su, e quindi va bene così, siamo contenti, grossa festa, e adesso inizia la festa perché stasera ci andremo a divertire. Questo è quanto. Complimenti. Grazie. Eccoci con il capitano Pellanera. Capitano, anche qualche coro sotto la doccia per te, insomma segno che sei un perno dentro e fuori dal campo per questo gruppo. Grande vittoria. Grazie a te, grazie per la vittoria, è un perno, tutti siamo stati un gruppo fantastico. Io portavo la fascia, ma la fascia in queste circostanze
ha ben poca rilevanza. Siamo stati un gruppo, soprattutto all'interno dello spogliatoio, un gruppo di ragazzi fantastici che ci ha creduto dall'inizio fino ad oggi. Questa oggi è stata per noi la prima sconfitta in campionato, che ci dispiace, ma relativamente. E niente, io faccio i complimenti a tutti, a noi in primis, alla società che ci è stata sempre vicina, non ci ha fatto mai mancare nulla. E niente, questo è la realtà, era il nostro obiettivo dichiarato da inizio stagione. La società ha lavorato tanto per allestire una squadra di spessore. E bravi, bravi a noi tutti. L'ho chiesto a tutti, lo faccio anche con te, se hai un pensiero, una dedica particolare per suggellare questo giorno speciale. Sì, questa è una dedica che la portiamo anche sulla maglia, per il Panda che voleva questa vittoria insieme a noi, purtroppo è andato via, e questa vittoria è dedicata soprattutto a lui, che ci guarda dall'assù e sicuramente starà esultando con noi. Apporto importantissimo anche quest'anno con i fumogeni alle spalle poi di Francesco Cappelli per questo sogno Castelnuovo che si è avverato domenica scorsa, e oggi arrivano i giusti festeggiamenti. Sì, sì, oggi era importantissimo venire qui a onorare il campionato, eravamo un pochettino scarichi dopo la settimana di festa, però va bene così, abbiamo vinto il campionato, non capita facilmente, e quindi siamo molto contenti. Gran gol poi da parentesi oggi, davvero bello. Oggi ho fatto un gol che, come sempre, ho dedicato a mia figlia che è nata da poco, ma l'ho dedicato principalmente a Peppino Pigliacelli, perché quando lui giocava era capace di questi gol, il nostro mister in seconda. Quindi così va bene, abbiamo perso però siamo contentissimi. A parte oggi che non conta nulla, parliamo un attimo di questa stagione, chiaramente eravate i favoriti. Però siete riusciti a onorare i pronostici, non è mai facile con un grande gruppo, anche con tanta sofferenza in alcuni momenti, ma alla fine gran bel risultato. Sì, sì, era difficile comunque, perché altre squadre di Villa Pattoni non mollavano niente, hanno fatto grandissimi risultati, anche oggi hanno dimostrato di essere una squadra fortissima. Quindi poi vincere non è mai facile, può dire quello che si vuole, ma vincere è sempre difficile. E siamo contenti che siamo riusciti, perché era il secondo anno che io sono qui e che la società puntava a vincere, quindi siamo contentissimi per il risultato. Sì, gol è già dedicato alla figlia e il campionato? Il campionato lo dedico sempre a mia figlia, alla mia compagna e poi al mitico Panda, che è il nostro primo tifoso, purtroppo ci ha lasciato, però siamo contentissimi, questa vittoria è anche per lui. Eccoci con Peppino Pigliacelli, vice allenatore di questo Castelnuovo che oggi corona il sogno promozione. Peppino, poi per te questa è stata la stagione del debutto in panchina, un debutto insomma con i fiocchi. No, è stato bellissimo, è stato bello. Innanzitutto volevo ringraziare Gianni Palandrani per avermi dato la possibilità di arrivare fino a qui. Adesso speriamo di intraprendere un altro tipo di carriera, però quest'anno è stato bellissimo, come primo anno è stato veramente meraviglioso. La vittoria la dedico ai ragazzi, perché sono stati meravigliosi, dal primo all'ultimo non voglio dimenticare nessuno, perché anche chi è andato via a dicembre merita tutti gli elogi. E niente, speriamo di fare bene anche il prossimo anno, sempre, certo che rimaniamo noi, però va bene così. Sì, una sola cosa ti volevo chiedere, tu insomma hai fatto tante battaglie in campo, lunga esperienza per te nel calcio insomma dilettantistico, questa vittoria secondo te dove nasce? Questo Castelnuovo in cosa è stato superiore alle avversarie? Lì dentro è stata la nostra forza, perché abbiamo fatto un gruppo eccezionale. Abbiamo vinto lì il campionato, l'abbiamo vinto solo ed esclusivamente nello spogliatoio. Grazie, grazie, complimenti. Grazie a te. Eccoci con due, anche voi, pedine fondamentali di questa Castelnuovo, Federico Morelli e Marco Mattucci. Poi voi in coppia, non casualmente, perché vincete solitamente insieme, almeno l'anno scorso è successo così e quest'anno vi siete ripetuti. Iniziamo da Federico, che poi tra parentesi è al
terzo campionato in 4 anni, perché tu hai festeggiato questo stesso campionato anche con la maglia giallorossa del Calcio Giulianova. Allora ti chiedo subito, le differenze sarebbe scontato, però ecco, che sapore ha questa vittoria? Eravate, a differenza magari di quanto poteva essere a Giulianova, qui eravate favoriti e non è assolutamente facile giocare con questa pressione su tutti i campi che immagino vi siete ritrovati ogni domenica. No, sicuramente la differenza di quest'anno è stata che comunque eravamo la squadra da battere, su tutti i campi ci davano filo da torcere, quindi è stato un campionato sicuramente duro, duro sotto tutti i punti di vista. L'abbiamo vinto con una giornata di anticipo, non sul campo, siamo andati alcuni di noi a vedere la partita lì all'Empa, è stata un'emozione forte, come tutti gli altri, il campionato vinto ti lascia un'emozione fantastica e niente, ce la godiamo tutta. È un complimento speciale alla società, fantastica, un Castelnuovo veramente, società veramente esemplare da categorie superiori, e poi un gruppo unito e lo staff anche faceva parte di noi, una cosa, per vincere i campionati c'è bisogno di questo, ecco, questo è quanto. Immagino Marco Mattucci sulla stessa lunghezza d'onda. Assolutamente, una gioia immensa, vincere è sempre bello a tutte le categorie. E niente, io questa vittoria la dedico a noi, perché comunque vincere da protagonisti, da favoriti, non è semplice, noi ci siamo riusciti e quindi bene così. Sì, la dedica anche Federico che... Sì, io la dedico sicuramente a un gruppo speciale come il nostro, poi comunque sia la dedico anche a chi mi ha sostenuto fin dalla prima domenica, la mia ragazza, la mia famiglia, la famiglia della mia ragazza, alcuni miei amici, e poi comunque non dimentichiamo il Panda, che comunque è il ragazzo che è venuto a mancare a inizio campionato. Io perlomeno l'ho conosciuto poco, però da come mi raccontavano i miei amici sicuramente è stata una persona speciale che porteranno comunque chi lo conosce meglio nei cuori, insomma, questa la dedica va sicuramente a lui. Marco, adesso una seconda domanda anche per te, adesso ancora campionato di promozione con questa maglia, no? Beh sì, adesso è appena finito questo campionato, quindi prendiamoci un po' di tempo per goderci la vittoria e dopo iniziamo a programmare il futuro. Io personalmente a Castelnuovo sto benissimo, quindi oramai per me è una seconda casa, però insomma vediamo anche insieme alla società quali sono i programmi e poi vediamo insomma cosa fare. Sì sì, no, adesso si va al mare, poi valutiamo tutto con calma, ma come diceva Marco, Castelnuovo si sta benissimo, anche se io vengo da Giulianova, la lontananza c'è, però insomma è una società, come dicevo prima, fantastica, però adesso andiamo al mare e basta. Grazie ragazzi, complimenti.